Un tumore benigno al cuore. In un video pubblicato sui propri account social, Flavio Briatore ha raccontato di aver ricevuto la diagnosi solo 10 giorni fa, durante un controllo di routine all'ospedale San Raffaele di Milano. L'imprenditore ha poi aggiunto di aver subito dopo un intervento di chirurgia mininvasiva, attraverso cui la massa tumorale è stata rimossa completamente. Anche se si tratta di casi piuttosto rari, anche il cuore può essere interessato dalla formazione di masse tumorali. Il tumore al cuore o tumore cardiaco può essere di diversi tipi, in base alla sua origine e alla natura delle cellule tumorali. Nello specifico occorre distinguere tra tumori cardiaci primari o primitivi, se il cuore è il luogo dove si è originata la malattia, e i tumori cardiaci secondari, se la malattia è il risultato delle metastasi di un tumore insorto in un altro organo del corpo. Inoltre, come tutti i tumori, anche quelli cardiaci si distinguono in benigni e maligni. Escluso i casi in cui il tumore cardiaco si origini come conseguenza delle metastasi di altri tumori, nella maggior parte dei casi i tumori cardiaci primitivi sono benigni, in circa l'80% dei casi, mentre quelli maligni sono piuttosto rari, il 20% dei casi. Il tumore può interessare qualunque tessuto cardiaco, ovvero può insorgere nel tessuto valvolare, in quello connettivo cardiaco o nel pericardio. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, i tumori cardiaci primitivi si formano a partire dal miocardio o dall'endocardio, spiega il manuale MSD. I tumori cardiaci vengono di solito diagnosticati attraverso la valutazione medica e poi confermati da strumenti come l'ecocardiografia, la tomografia computerizzata e la risonanza magnetica. La diagnosi non è sempre facile, perché i sintomi associati ai tumori cardiaci sono comuni anche ad altri disturbi o patologie. Per quanto riguarda il tumore cardiaco più comune, il mixoma, i sintomi possibili comprendono affanno nel respiro, febbre, perdita di peso o dolore articolare. Per quanto riguarda i tumori cardiaci benigni, l'iter di trattamento prevede la resezione chirurgica, ovvero l'asportazione del tumore attraverso un intervento chirurgico. In più di 9 casi su 10, il manuale MSD parla di una percentuale del 95% dei casi, questo si rivela risolutivo nella cura del tumore, anche se nei 5-6 anni successivi vengono prescritte delle ecocardiografie di controllo per monitorare l'eventuale comparsa di recidive. Ovviamente ogni caso è a sé, e anche tra i tumori benigni possono essere necessari interventi chirurgici successivi. Ad esempio, in alcuni casi può essere effettuato un intervento di plastica o sostituzione valvolare.